andiamo in piscina. In realtà pensavo fosse più profonda di così. Ah, qua aumenta la profondità. Io penso di essere 1,71, quindi sono abbastanza alto, va. No, va, non lo so. Della pace a Sharm el Sheikh in Egitto, e ci ha spiegato una bella differenza: il fatto che ci sia una divisione fra la preghiera fatta dall'uomo e quella fatta dalla donna. Infatti, se si vede, c'è una piccola compartizione solo per le donne, ed è più piccola rispetto alla moschea, molto più piccola, in poche parole non è neanche un decimo della moschea questa divisione. E questo perché le donne possono scegliere se venire o non venire, questo perché le donne possono farla anche a casa e hanno un lavoro da fare a casa, non è come la mentalità europea, diciamo, della donna più libera, ecco. Yahweh in ebraico, a sinistra Allah in arabo, quindi Yahweh in ebraico, a destra le colonne raffigurano questa scrittura:
A sinistra Allah, a destra invece Yahweh. Eccoci, abbiamo ragazzi una bella esclusiva gente. We'll be right back.
Spero di aver fatto bene le riprese, perché stavo affogando in ogni caso con questo tubo. Ogni volta si imboccava per dentro l'acqua. Sto parlando, se tu parli di sopra non sento niente. Già hai tuppato il microfono. Ecco, non so neanche se mi sentite, pensa tu. Allora, speriamo bene. Oddio, ma capo, dai. Siamo appena arrivati al lago Maggio. Questo dicono che cambia colore nell'arco della giornata. Cambia colore l'acqua della giornata a seconda dei raggi solari. Eccolo. Papà, non puoi venire a bagnarti là, mi sa. Una lunga parapunga. Sono troppi passi ho fatto. Questo mare è più limpido, più normale, va più vicino al mare della Calabria. Questo è un mare molto più simile a quello del Mediterraneo. Dov'è il microfono? Questo mare è stupendo, si avvicina molto a quello della Calabria, guardate, veramente è molto più simile dell'altro che c'è per la collina. Qua c'è solo sabbia, non si vede il fondale, però è molto molto più simile. Soprattutto il villaggio del deserto. Questo si chiama paradiso, paradiso terrestre. Prima cioè, ho pisciato e quindi forse l'acqua è calda per questo, perché per mio papà e mia mamma ho pisciato, non si dovrebbe fare, però qui è veramente caldo, non so se sia per quel motivo, però alla fine è nostra pisciata, è sempre di nostro piscio, va bene comunque, ci disinfettiamo. Siamo arrivati, signori e signori, ci prendete dei beduini che sono deserto, quindi un giorno tutto qua e non si spostano, tra l'altro hanno i vari dromedari per spostarsi, passeggiare. Allora fa la tenda con i cuscini e qua dentro hanno preparato un banchetto per noi dove sedersi e possiamo diciamo mangiare. Rimaniamo 4 ore e poi non so dove andiamo. Ah, un po' di pane, pollo, polpettine, forse di carne, patate e riso. Tè fatto dai beduini per digerire dopo mangiato e speriamo funzioni perché c'è una pancia che sto scoppiando. Vanno sempre dalla Sri Lanka, però quello che cambia è che dà gusto diverso al tè
Questa è tisana, signori, che sto tenendo io in mano. Alla fine il tè nostro come il tè vostro, tutto uguale. Magari da noi si trova quello in polvere, che è magari un pochino più saporito, però alla fine è più o meno lo stesso gusto che ha sempre il tè Lipton vostro. Allora però quello che cambia dal gusto diverso, signori, a questo tè, questa tisana che sto tenendo in mano, non quella che si fuma, signori. Non so se si vede qualcosa perché è leggermente buio. Comunque sono stato appena adesso alla clinica qui del mio resort, l'hotel, perché per chi non lo sapesse, io già da Roma, da quando sono arrivato da Roma, avevo un'allergia, non so che cavolo sia, mi erano prese eruzioni cutanee sulla pelle, vescicole, in tutte le mani, nei piedi, nella schiena, da tutte le parti, e in più avevo dolori addominali, gonfiore addominale, una pancia incredibile. Adesso mi sto riprendendo, quindi tutto ok. Adesso sto andando a mangiare e vediamo che buffet ci offre la casa. C'è bisogno di mangiare adesso, di mangiare tanto. Apocalypse.